Un vero successo la terza festa di primavera che si è svolta al Nola nell'ultimo weekend di marzo. A parte il fatto che siamo stati benissimo, non sapevamo che a Nola ci fossero questi siti bellissimi che ci avete fatto visitare. Un'occasione per la città di conoscere da vicino l'importanza del turismo itinerante per l'economia turistica del proprio territorio. Allo stesso tempo anche un'opportunità per i camperisti giunti in città per scoprire storie e tradizioni del territorio nolano, come la festa dei Gigli, che ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento dell'UNESCO. Sì, è stata una grande soddisfazione, per noi è stato un onore ricevere i camperisti che hanno scelto Nola per la terza edizione della festa della primavera. Abbiamo inventato, tra virgolette, questa targa proprio intitolata "I chilometri saranno premiati", proprio per premiare il camperista che ha fatto più chilometri per giungere a Nola. Tre giorni intensi, scanditi da un ricco e articolato programma di appuntamenti, di cui hanno fruito gli equipaggi dei circa 90 camper giunti dal centro-sud Italia fino a sera inoltrata, ospitati nell'area parcheggio attrezzata per l'occasione dal comune di Nola. Nola con questa prima manifestazione ha aderito e quindi aprirà le porte ai camperisti. Siamo già al lavoro per individuare un'area da destinare proprio per i camperisti e per chi pratica turismo all'aria aperta. Risveglio a sorpresa con prima colazione servita presso i propri camper dagli stessi organizzatori, rallegrata da canti e balli tradizionali eseguiti da un gruppo folcloristico campano. Le giornate sono proseguite con visite guidate gratuite presso i principali siti di grosso interesse storico-culturale presente sul territorio nolano e zone limitrofe, come l'Anfiteatro Romano, il Museo Archeologico e le Basiliche Paleocristiane. Sì, l'obiettivo che ci ponevamo con questo evento era quello di valorizzare il territorio, perché volendo usare una banalità, siamo stufi di essere ricordati sempre come la terra dei fuochi, veleni, camorra, mafia e chi più ne ha più ne metta. Nola e il circondario non è solo questo, e con questo evento abbiamo cercato di dimostrarlo, invitando quanti più camperisti possibile a visitare e apprezzare le bellezze che il nostro territorio offre. Una scoperta, quella anche per noi che ci occupiamo di valorizzazione dei beni culturali da 16 anni, di vedere tante persone appassionate a questo tipo di viaggio, questo tipo di vacanza fatta appunto in camper, e che ha portato un bel movimento a Nola. È sicuramente un'esperienza che speriamo si possa ripetere in altre occasioni per scoprire ancora le tante bellezze che questo territorio ha e che vuole raccontare a tutti, quindi anche ai camperisti. Soddisfatto della buona riuscita dell'evento, lo stesso organizzatore, titolare di una giovane realtà imprenditoriale che proprio nella città nolana offre un esempio di come si possa unire la modernità dell'acquisto online alla tradizionale attività di vendita presso un originale esercizio commerciale di prodotti destinati all'open air. Il nostro scopo è appunto quello di valorizzare lo showroom e dare la possibilità a chi viene a visitare la nostra azienda di poter apprezzare i particolari appunto del negozio, ecco, dando l'idea della vacanza all'aria aperta. Lo sforzo mio e di Tina è stato quello di andare a selezionare e a trovare una serie di articoli anche d'arredamento che ben si sposavano con quello che era la nostra idea di showroom. Non ci piace avere il negozio con la merce esposta a scaffali o accatastata una sotto l'altra, ci piace far vedere ai nostri visitatori e amici la merce ambientata nel giusto contesto, e speriamo di esserci riusciti. Vista la buona riuscita dell'evento, l'amministrazione comunale ha già rilanciato l'invito in occasione della festa dei Gigli, che si terrà il prossimo 22 giugno, da quest'anno sotto l'egida del Patrimonio dell'Umanità UNESCO. E noi veramente ci teniamo molto alla presenza dei camperisti a Nola anche nel mese di giugno, con l'augurio che possiamo ancora organizzare in modo migliore questa manifestazione. Chi non ha potuto e vorrà unirsi a noi nel prossimo appuntamento, al 22 giugno, alla festa dei Gigli di Nola. Abbiamo scoperto Nola e credo ci ritorneremo. Thank you.